Finalmente è arrivato il pannello solare. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Matteo e in questo canale tratto di camper e tecnologia. Come vi ho detto nella prefazione del video, finalmente è arrivato il famoso pannello solare flessibile che ho acquistato dalla Creabest per quanto riguarda il nuovo impianto a litio sul camper. Prima di farvi vedere il pannello e di dirvi qualche specifica, vi invito, qualora non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi tutte le notifiche dei nuovi video. E poi ragazzi, seguitemi sui miei vari profili social che trovate linkati qua sotto in descrizione video e aggiungetevi anche, se volete, al canale, al nuovo canale Telegram delle offerte, dove giornalmente pubblico le migliori offerte tech e non solo per quanto riguarda Amazon, ma non solo di Amazon. Quindi il primo link che trovate qua sotto in descrizione video, se utilizzate Telegram iscrivetevi perché giornalmente pubblico tutte, vi ripeto, le migliori offerte tech. Bene ragazzi, come vi ho detto, finalmente è arrivato il nuovo pannello solare. Finalmente è arrivato il pannello solare che ho acquistato dalla Creabest, l'azienda che mi ha inviato la batteria a litio che vi ho fatto vedere in un video e il regolatore di carica. Ho acquistato il pannello solare flessibile, alla fine ho acquistato quello flessibile perché è adatto a qualsiasi tipo di superficie. L'altezza del pannello solare, ragazzi, è di solo 2,5 mm, il peso è di soli 2,5 kg, il che è molto adatto per il montaggio come energia solare, per l'energia solare invisibile. La cellula, ragazzi, proviene dal famoso marchio americano SunPower, quindi molto molto buona come cellula. Il pannello solare adotta il processo di produzione ETFE, che ha una maggiore trasmissione della luce e una maggiore durata rispetto a materiali tradizionali. Il Black Pane utilizza il TPT, che ha una buona dissipazione del calore, resistenza all'acqua e alle alte temperature e una facile pulizia, quindi ragazzi molto molto adatta ai nostri camper. Come vedete ragazzi, la griglia ruvida della superficie del pannello solare può resistere ai forti urti, il che rende le celle interne difficili da rompere. Però vediamo ora le caratteristiche di questo pannello. Qualche specifica tecnica: la potenza di questo pannello solare flessibile è di 100 watt, il voltaggio massimo è di 17,6 volt per un amperaggio di 5,68. Le misure, che ragazzi per noi camperisti sono molto molto importanti, sono le seguenti: la lunghezza è di circa 1 metro per una larghezza di 54 cm e uno spessore, come vi ho detto, di solamente 2 mm. In conclusione ragazzi, un ottimo pannello solare flessibile da installare sopra il tetto del camper, anche sopra la mansarda, visto che è flessibile. Diciamo che la flessibilità di questi pannelli sono molto molto adatti per installarlo anche sopra la mansarda, qualora uno non avesse spazio per metterlo sopra il tetto del camper. Quindi ragazzi, non ci resta che iniziare a montare tutto. Come vi ho detto in qualche video precedente, utilizzerò questo pannello diviso, staccato dal pannello solare che ho, perché voglio fare un impianto a litio isolato da tutto l'impianto del camper. In questa maniera ragazzi avrò un pannello solare flessibile, che poi andremo a vedere anche la resa del pannello solare flessibile di nuova generazione rispetto a un vecchio pannello solare che ho sul tetto del camper, e andremo a vedere, come dicevo, la resa e andiamo a verificare poi le varie rese, sia del regolatore di carica sia della batteria a litio. La batteria a litio, ragazzi, che se vi siete persi il video della batteria a litio che mi ha inviato la Creabest, ve lo lascio linkato nelle schede qui in alto a destra. Una batteria a litio da 40 ampere ora, per quello che devo fare io va benissimo. Lo so che 40 ampere ora è un po' poco per quanto riguarda l'impianto del camper, però io, per quanto riguarda l'impianto del camper e della cellula, ho una batteria AGM da 100 ampere ora. Però sapete ragazzi che i 100 ampere ora della batteria a litio è come se fossero 50-60 ampere, perché la batteria AGM quando arriva al 50% risulta un po' scarica, quindi viene considerato, diciamo, circa la metà. Ho comprato per questo e ho installato, per quanto riguarda la batteria AGM, un apparecchietto per tenerla sotto controllo,
ve lo lascio anche questo qui linkato nelle schede qui in alto a destra, se volete dargli un'occhiata dategli un'occhiata. E ora ragazzi, come vi ho detto prima, non ci resta che andare a installare tutto e tutti i pezzi sono arrivati, quindi aspettiamo una prossima bella giornata come questa e andiamo a montare il pannello solare sul tetto, il regolatore di carica e la nostra batteria a litio. Bene ragazzi, quindi lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi tutte le notifiche dei nuovi video, seguitemi sui miei vari profili social che trovate linkati qui sotto in descrizione video, anche su Instagram dove giornalmente pubblico un po' di novità su anche oggetti prossimi da recensire. Anche in questi giorni è uscito, mi è arrivato qualche prodottino nuovo e l'ho postato ragazzi su Instagram, sul social di Instagram, e poi ragazzi vi ripeto sul canale Telegram delle offerte se non siete appassionati di Facebook, che ho il canale, il gruppo Facebook delle offerte anche su Facebook, però se non siete appassionati di Facebook ma amate naturalmente come me anche Telegram, c'è il canale dedicato delle offerte che sono le solite di Facebook, però vengono mandate un pochino più silenziose rispetto a Facebook, quindi vi arriverà la notifica senza la suoneria del telefono, quindi diciamo è una notifica silenziosa. Il primo link è il canale Telegram delle offerte, il nuovo canale Telegram, mi raccomando, vi aspetto tutti lì. E noi ragazzi ci vediamo a un prossimo video, ciao!